Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati cari telespettatori. Oggi è lunedì 26 settembre, siamo in diretta all'interno della rassegna stampa Occhio ai giornali. Il santo di oggi lo vediamo subito con il calendario che segna un santo del... Uh, intanto è Sannino Rossano questo è il nome, è un santo dicevo del 910 quindi siamo intorno all'anno 1000 che è nato a Rossano in Calabria il sole è sorto alle 6.59 tramonterà alle 19.01 il cielo oggi sarà sereno o poco nuvoloso con lievi densamenti nelle zone interne durante le ore più calde della giornata le temperature sono in lieve aumento nei valori eh, minimi i venti deboli per la giornata di domani avremo ancora cielo sereno o poco nuvoloso con temperature senza variazioni di rilievo per i prossimi giorni condizione stabile sulle Marche almeno fino alla giornata di giovedì la cronaca in primo piano con la tragedia in A14 la morte di un carabiniere in servizio a Pesaro questa è la pagina del Corriere Adriatico auto a fuoco muore un carabiniere incidente nella notte Sebastiano Di Noia a 44 anni stava rientrando a Tavuglia da un addio al celibato, Lopel Meriva si schianta eh, contro il muretto di un'abitazione, poi è bruciata, lascia tre figli piccoli. Aveva indagato sugli omicidi di Andrea Ferri, eh, Ismaele Lulli e sul caso dell'acido e c'è cioè, il Ricordo il cordoglio dell'arma dei carabinieri che parla di un uomo irreprensibile, di rara generosità, il dolore appunto dei colleghi. In questa pagina eh, tutta dedicata a questo incidente, con il richiamo naturalmente in prima pagina eh, sul Corriere, lo vedete, e c'è anche la foto della VIS che estende. La Jesina arriva la prima vittoria per la Vispesero, Costantino regala tre punti d'oro, Sassarini eh, respira. Poi c'è spazio anche per il basket, è quasi pronta la consultivest per il eh, campionato e sotto politici. Esigenze disattese, l'affondo del Monsignore, stiamo parlando eh, del, eh, dell'arcivescovo di Pesaro Piero Coccia che scrive e dice: L'impegno politico, esigenze disattese, l'omelia in occasione del patrono di Pesaro San Terenzio, ha avuto precisi destinatari. Nel mirino eh, anche, ci sono anche i mass media, in particolare i social network, il pensiero calcolante che sovrasta la missione. Educativa, dice il Vescovo. Tutti constatiamo il fascino dei social, anche lì però c'è l'urgenza, ha detto Piero Coccia, di formare le eh, coscienze. E poi l'altra la, pagina del, del Corriere Adriatico, il piano alberghi seduce l'opposizione, la strategia... Della giunta pesarese sulle strutture chiuse o degradate convince più la maggioranza che il Partito Democratico. Crescentini dice favorisce il privato, eh, proposta concreta, ma per delle noci il confronto è aperto. Il Dem Perugini non vuole la eh, trasformazione in residence turistici al 50% eh, del eh, volume. E poi la pagina de, di Pesare Provincia con eh, la ferrovia. Fano Urbino, bella intenzione, ma i privati non ci sono, devono investire le Ferrovie dello Stato. L'Associazione Valle del Metauro, che si batte per la riapertura di questa tratta ormai dismessa da molti anni, apre con riserva alla Regione sul bando per il ripristino di questa tratta ferroviaria. Il presidente dell'Associazione Ferrovie Valle del Metauro, Bella Gamba, dice il treno favorirebbe lo sviluppo, la pista ciclabile invece non serve a nulla. La pagina di Fano invece del Corriere, spaventano due anziani con i petardi e li derubano di denaro e gioielli, una brutta, bruttissima avventura che è avvenuta eh, in una abitazione, la vedete questa, eh, eh, un'abitazione dove appunto è venuto questo, possiamo dire quasi a metà tra una, tra una truffa e una rapina, mh, verrebbe da dire, eh, rocambolesco furto in casa, falsi tecnici del gas simulano esplosioni utilizzando dei fumogeni, la moglie poi è stata recuperata in ospedale, è un'inedita mo modalità del raggiro messo in atto sabato mattina nel quartiere del Vallato, le indagini sono dei eh, carabinieri, i coniugi si sono sentiti male, stiamo parlando di... Eh, di coniugi, lui di 89 anni, lei di 83 anni, quindi eh, per questi due o, o tre o quattro quanti sono, insomma malviventi è stato tutto molto abbastanza facile. I ladri li avevano invitati a prendere i valori prima di mettersi in salvo. Eh? Quindi immaginate voi due persone, due o tre persone insomma, che vi entrano in casa dicono che c'è una fuga di gas e poi senza farsi accorgere, esplodono dei fumogeni, quindi cominciate a vedere fumo dentro casa, insomma non è per una coppia, per persone così anziane, non è, è semplice da gestire. Insomma, eh, e quindi questo è quello che è successo purtroppo. Fallisce anche un assalto al bancomat con la fiamma ossidrica. Il colpo tentato nella notte nel quartiere di Fenile a Fano, forzata una porta, qualcosa però è andato storto. Eh, intorno alle 3.30 i ladri hanno rotto la porta che dà allo sportello Bancomat, eh, però poi insomma, eh, non è andata a buon fine. La, lo sport invece il Fano questa volta non è riuscito a, nemmeno a reagire, scrive il Corriere questa mattina. La sconfitta di Teramo ha lasciato nei granata le peggiori eh, sensazioni. Eh, insomma eh, queste giornate, queste sei giornate di Lega Pro per l'Alma, insomma, mh, a parte una partita che è andata, è andata bene, per il resto insomma eh, lascia, lascia desiderare, insomma speriamo che qualche cosa cambi. Adesso apriamo il giornale del resto del Carlino, anche qui in apertura vedete la fotografia con l'auto eh, disintegrata eh, contro un muretto, l'auto si è poi incendiata, trappola di fuoco, questo è il titolo, una trappola che ha, eh, si è preso la vita di questo carabiniere uno schianto di notte contro un muretto muore Sebastiano Di Noia, un carabiniere di Pesaro di 43 anni, lascia moglie e tre figli. Poi, sempre in prima pagina un, fumo, un fumogeno lanciato in casa per rubare i soldi a due anziani. Finti a detti fuori o saltati in aria, coppia ricoverata in stato di shock. e Entriamo allora nelle pagine interne del resto del Carlino. Intanto sull'ospedale unico c'è cioè il no, arriva il no del sindaco di Fano Massimo Seri. Dall'isola d'Elba, Gambini che è il presidente dell'area, eh, eh, di tutti i sindaci che si dovranno incontrare nei prossimi giorni. Pare che Gambini, insieme a qualcun altro, abbia deciso per muraglia più la clinica Chiaruccia. Insomma. Non piace questa cosa al sindaco Seri, tant'è che già l'opposizione a Fano è critica con Santorelli, che dice: che il primo cittadino di Fano non ha nessun'altra scelta che dimettersi. Dunque, eh, fucile puntato, eh, dito puntato sul sindaco, che su questa partita dell'ospedale si gioca tanto. Non dico tutto, ma si gioca tanto. Massimo Solaventino, noi non siamo d'accordo, e i suoi uomini chiedono aiuto ai sindaci dell'entroterra. Sbagliato trasformare, siamo a Pesaro, quegli hotel in appartamenti turistici, alberghi e dintorni. Perugini del PD frena la giunta, c'è il rischio di favorire i soliti furbetti. E poi fumogeni esplosi esplos in casa. Torniamo su questa notizia eh, che ha un richiamo in prima pagina. Che cosa pot che potevo fare? Adesso non si dà pace: l'89enne che è stato truffato da questi finti addetti del gas. La moglie. Come dicevamo, è stata ricoverata per lo shock. I banditi hanno chiesto di aprire un rubinetto facendo poi esplodere un fumogeno per creare l'odore del gas. L'anziano è stato seguito da uno dei due banditi, è corso a prendere i contanti, 500 euro e gli ori nel nascondiglio. Nuovo assalto alla BCC di Fenile. L'allarme mette in fuga i banditi, altri precedenti negli ultimi due anni. E poi c'è questa fotografia, doppia fotografia, con i remigini della Corridoni che si ritrovano, pensate, dopo 48 anni. Uh, serata di ricordi in un ristorante per 13 ex compagni di scuola. È tutto, grazie per aver seguito Occhio ai giornali. Oggi po' più breve perché naturalmente lunedì ci sono le pagine sportive quindi la cronaca locale è poca noi ci rivediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. Buona giornata.